Allora, torniamo ai microfoni di Radio Rete Ticola, e anzi male, devo dire, perché non riusciamo a metterci in contatto con Luca Simeoni, che ci aveva assicurato appunto di essere presente in diretta alle 10:30. Evidentemente ha avuto qualche problema organizzativo e il telefono squilla a vuoto, quindi Luca non risponde, non riusciamo a collegarlo con la nostra redazione. Vabbè, comunque vedremo magari durante questa mattinata oppure addirittura domani. Allora, io ho trovato un bell'articolo, un interessante articolo su Italia Oggi che vi segnalo, Italia Oggi appunto in edicola. Data odierna, la fabbrica mondiale delle notizie false si trova in Macedonia. Naturalmente, questo dibattito sull'online io credo che interessi il mondo delle edicole, i sindacati, gli esperti che si stanno un po' spaccando sempre di più a proposito della strategicità della scelta online. Pochi giorni fa vi ho segnalato questo interessante articolo sull'inserto culturale di Repubblica che è uscito domenica scorsa, un articolo, un intervento, anzi per meglio dire di Farhad Manjoo, un giovane columnist del New York Times, tra l'altro specializzato proprio in tecnologie. Ha fatto un esperimento su se stesso. Mangiò 2 mesi senza social, rinato grazie ai giornali. Quindi è un tema su cui bisogna insistere. Diversi mesi fa ricorderete la splendida copertina anzi tutto, quasi tutto il numero dell'Espresso dedicato al tema dell'importanza del cartaceo. Quindi evidentemente è una riflessione che non si spegne. E andrebbe favorita in tutti i modi. Proprio in questi giorni la redazione ha concluso l'accordo con un'associazione romana che tra fine giugno e l'inizio di luglio organizza una mostra interessante di opere di vario genere, dalla letteratura alla fotografia alla pittura, in una ex cartiera nel Parco Archeologico dell'Appia Antica, un posto bellissimo. Bene, ci sarà domenica 1 luglio un momento dedicato proprio alla crisi della carta stampata e a questo punto anche alla crisi del modello di informazione via web. E appunto in una ex cartiera io credo che un dibattito del genere, soprattutto insieme, parallelamente ad artisti e studiosi, credo che ci stia bene. La redazione interverrà il 1 luglio, ancora lungo da venire, per carità, ma insomma anche questo piccolo segnale fa capire che il ragionamento sull'importanza della carta stampata, o meglio dei contenuti veicolati sulla carta, va avanti e quindi si cerca di capire come non rinunciare del tutto a questa fonte preziosa. Ma torniamo al nostro articolo, appunto, su Italia Oggi. La fabbrica mondiale delle fake news si trova alle porte dell'Europa, in Macedonia per la precisione. La cittadina di Veles ospita una vera e propria industria di false informazioni diffuse da siti internet che hanno captato un'audience molto importante, innanzitutto grazie a falsi account Facebook e Twitter creati anch'essi quasi certamente nella città della ex Jugoslavia. Qualche mese prima dell'elezione di Donald Trump, il sito americano BuzzFeed e quello del quotidiano britannico Guardian hanno rivelato che Veles ospitava un centinaio di siti pro-Trump. Il nuovo ecosistema dei media vuol dire che tutto è vero e niente lo è, spiega il settimanale americano New York. Il meccanismo di remunerazione, soprattutto attraverso Google AdSense, la regia pubblicitaria del più importante motore di ricerca, dipende dal numero di visite. Più internauti, in particolare americani, si connettono, più i ricavi pubblicitari aumentano. Secondo un'inchiesta realizzata dalla CNN, non solo i falsi siti hanno permesso ad alcuni dei loro editori di guadagnare fino a $2.500, circa 2.000 euro al giorno, ma vengono organizzate anche corsi a pagamento che insegnano le tecniche per creare i profili
di personaggi immaginari. Uno degli insegnanti, Mirko Czeselkowski, ha spiegato alla CNN che nella cittadina c'è una grande comunità di giovani che non hanno niente da fare. Czeselkowski promette loro una retribuzione mensile di circa 1.000.000 euro. Il docente ha detto di avere almeno un centinaio di allievi che hanno realizzato falsi siti di informazioni sulla politica USA. Per contrastare questi meccanismi perversi, Google e Facebook hanno messo a punto delle soluzioni per smascherare i falsi siti e gli account immaginari, ma le tecniche evolvono e gli esperti macedoni sperano di aggirare i controlli per proseguire nel loro lucrativo commercio di fake news. Ecco, questo è emblematico, devo dire, emblematico di una situazione che non è più governabile, evidentemente, e che tocca il web in uno dei suoi punti più delicati, mai voluti affrontare in maniera seria, quello appunto dell'apertura, che è proprio la sostanza del web, della rete, l'apertura totale, che però appunto si espone a questi rischi. Ora, questo da una parte, dall'altro gli interessi su un'informazione veicolata, quindi un'informazione non libera, ecco che il risultato dà appunto una, un web ingovernabile in cui non c'è più distinzione fra notizie vere e notizie false. Anche questo è un elemento del ragionamento sul ritorno alla carta stampata o sulla una direzione di veicolazione di contenuti che non sia esclusiva, perché il punto è questo, non è tanto la predominanza del web che poi sta portando a, a questo tipo di scenari, è il fatto che non si vuole cercare, perché non remunerativo da un punto di vista monetario, appunto, di risorse, non remunerativo, non si vuole cercare una soluzione che a metà di parallelismi tra la carta stampata e il web. Allora, credo che nel mentre ci abbia raggiunto Luca Simeoni, lo chiamiamo adesso velocemente, cerchiamo di capire appunto la sua disponibilità, anche se abbiamo dall'altra parte quasi pronto il collegamento con Marina Aquilanti. Allora, eccoci di nuovo in onda, siamo riusciti a recuperare Luca Simeoni, o meglio, Luca Simeoni è riuscito a recuperare il telefono che aveva, che aveva smarrito, insomma, no, non era più possibile fare il collegamento col vecchio telefono, quindi c'è stato un vero e proprio incidente. Insomma, Luca, buongiorno e soprattutto tanti auguri per questa nuova nomina. Grazie, l'ho subito inaugurata bene, ho rotto il telefono, quindi... Ma chissà... Quindi un messaggio subliminale, ricevi troppe telefonate, bisogna che non ti sarà possibile, anzi forse ne devi associare un altro. Allora Luca, ieri avete fatto questo bel congresso, com'è andata la partecipazione, i contenuti, se ci fai una scheda della situazione, perché Rieti, insomma, benché una provincia sicuramente non di livello delle città metropolitane, però insomma qui in questo anno è stata sempre al centro